Allora, da Badesi in auto ci stiamo portando in direzione Stintino, più precisamente a Porto dell'Ancora, da dove ci imbarcheremo col gommone per raggiungere l'isola della Sinara. Si può partire anche da altre parti, però noi partiremo dal Porto dell'Ancora. La distanza sono da Badesi a Porto dell'Ancora sono circa 80-83 km, qui di seguito vedrete nella clip che segue vedrete il tragitto che abbiamo fatto in auto. Ciao ciao! Da Porto dell'Ancora con il gommone ci stiamo portando sull'isola. Ok, questo è l'intero tragitto che abbiamo percorso a bordo di una Jeep 4x4 con la guida ambientale Geomarine. Siamo arrivati fino al simbolino rosso che vedete là in alto, che è una splendida caletta vicino a Cala del Turco e dove vale veramente la pena fermarsi. Ecco, non fatevi ingannare da un'ora e 9 minuti che vedete lì, perché l'intera escursione sulla Sinara dura dalla mattina alla sera. Dal momento in cui si sbarca col gommone si parte alle 9:15 con la Jeep, per poi rientrare allo stesso punto alle 4:30, 16:30, 17:00, quindi dura veramente tutto il giorno. Allora, la Sinara ha una lunghissima storia, non voglio star qui a dilungarmi troppo, vi do solo alcune piccole informazioni che tra l'altro potete trovare tranquillamente su internet, ma per maggior completezza nel mio video voglio darvi. Allora, cominciamo dal 1885, che l'isola divenne una colonia penale agricola con l'istituzione di un lazzaretto che serviva per l'appunto per portare quelle persone con malattie contagiose per le quali era necessaria una permanenza obbligatoria, la cosiddetta quarantena. Stessa cosa avvenne anche durante la Prima Guerra Mondiale per persone contagiate e soprattutto per i prigionieri austro-ungarici, ne vennero portati moltissimi. Anche durante il ventennio fascista, in occasione della conquista dell'Abissinia, vennero portati moltissimi prigionieri provenienti da quei luoghi. Nel secondo dopoguerra rimase pressoché isolata, fino agli anni 70, dove venne utilizzato il carcere di Fornelli per rinchiudere moltissimi membri delle Brigate Rosse durante gli anni di piombo e anche alcuni esponenti di spicco della mafia in regime di carcere duro. Poi nel 1997 divenne parco nazionale e io vi invito a vedere il video che segue perché è molto interessante, la località è stupenda e ne vale veramente la pena visitarla. Buona visione, ciao ciao da Renataus, ciao!